Guardi, per quanto riguarda la circolazione, abbiamo previsto che nelle aree individuate come focolai non sia consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo eventuali specifiche deroghe poi consentite e valutate di volta in volta. Ovviamente nelle aree interessate che abbiamo individuato come focolai disporremo anche, sono state veramente già disposte, è stata disposta la sospensione delle attività lavorative sia nella forma di intraprese collettive che nelle forme di iniziative individuali, è stata disposta anche la sospensione di manifestazioni pubbliche, di eventi vari, la sospensione delle attività educative, didattiche, scolastiche. Il nostro obiettivo fondamentale, anche quello delle disposizioni di questo decreto, è provare a contenere, isolare il più possibile il contagio dentro territori ristretti, provare a fare tutto quello che è possibile per evitare che possano andare fuori. Le 76 persone colpite sono in 5 regioni, in particolar modo nella regione Lombardia abbiamo il maggior numero di persone colpite, sono 54, in Veneto 17, 2 in Emilia-Romagna, 2 nel Lazio, sono la coppia dei turisti cinesi che sono ricoverati allo Spallanzani. Posso preannunciare che nel Consiglio dei Ministri abbiamo concordato, la competenza però è del Ministro dello Sport, il Ministro Spadafora, che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate per domani nell'area del Veneto e della Lombardia. È in corso un'indagine epidemiologica approfondita condotta dalle autorità sanitarie locali con il supporto di tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità, in pieno accordo, che ha proprio l'obiettivo di andare a ricostruire la catena di trasmissione. E ovviamente si stanno vagliando tutte le ipotesi e contiamo nelle prossime giornate di poter avere delle risposte. L'ipotesi del paziente zero era una delle ipotesi che non ha trovato però riscontro dopo alcuni accertamenti. Al momento non ci sono assolutamente gli estremi per un'iniziativa di questo tipo, senza tener conto, e qui non mi dilungo, dell'impatto devastante sulla nostra economia che avrebbe. E paradossalmente la voglio ribaltare, ma che cosa vogliamo fare? Dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono né le condizioni perché si arrivi a questo e né vogliamo arrivarci.